Terrorist. Terroriste. Antiquati. Terrorist. Terrorista. Chi non condannerebbe un atto definito terrorista? Lo fece George Bush dopo l'11 settembre. Lo fece Tony Blair dopo gli attentati a Londra nel 2005. E lo fece anche François Hollande dopo gli attacchi terroristici a Parigi nel novembre del 2015. Ma nessun leader europeo ricordò che più di 40 anni prima del massacro al Bataclan, gli europei erano già diventati ostaggio del terrorismo mediorientale. A partire dalla fine degli anni 60, alcuni gruppi palestinesi internazionalizzarono la propria lotta, esportando nel vecchio continente la violenza armata. Italia, Francia, Gran Bretagna, ma anche Germania occidentale, Austria, Svizzera, divennero gli obiettivi di un terrorismo che aveva come scopo quello di influenzare le relazioni internazionali, congelate durante la Guerra Fredda. Tra i due eventi, le dichiarazioni dell'Unione Europea occidentale e l'attacco alle Torri Gemelle, l'oblio. Perché gli Stati europei non riuscirono a vaccinarsi dal terrorismo internazionale che poi sconvolse nuovamente l'Europa del XXI secolo? Il terrorismo arabo-palestinese fu un fenomeno a bassa intensità in quanto numero di vittime. Gli Stati europei non attesero inermi. Dopo l'attentato di Monaco contro la squadra israeliana nel 1972, iniziarono ad adottare delle precauzioni. Crearono misure di sicurezza aeroportuali, di cui abbiamo esperienza ancora oggi. Crearono anche un sistema di scambio delle informazioni a livello più segreto, che doveva agevolare la prevenzione degli attentati e la loro gestione condivisa a livello europeo. E gradualmente acquisirono conoscenza della minaccia terroristica che proveniva dal quadrante mediorientale. Questi uomini non sono tanto nemici delle società organizzanti nei rispettivi paesi, quanto nemici della società umana. Le origini del terrorismo arabo-palestinese e anche i suoi obiettivi erano molto diversi da quelli del terrorismo contemporaneo, ma la risposta degli Stati europei non è stata poi così differente. Più si lavora nella discrezione, meglio si lavora. L'avversario aveva una forma liquida a cui era necessario rispondere in modo nuovo. Per combattere un nemico nell'ombra, era necessario rimanere nell'ombra. La segretezza, innanzitutto, e l'informalità, in seconda battuta. Fu una scelta consapevole, non il fallimento di un ideale europeista, di una politica estera comune. Ora sappiamo che gli Stati europei possedevano le informazioni necessarie per prevenire l'attentato di Monaco 72. Non vi riuscirono. E allora, dalla strage di Monaco del 1972, si passò al sequestro di 11 ministri del petrolio alla sede dell'OPEC a Vienna nel 1975, per passare all'attentato alla sinagoga a Roma nel 1982, fino alla strage sopra la cittadina scozzese di Lockerbie nel dicembre del 1988. L'esplosione del Boeing 747 in volo da Londra a New York provocò la morte di 259 persone a bordo e altre 11 persone a terra che videro i rottami dell'aereo cadere sopra le proprie case. La Guerra Fredda svaniva, il terrorismo perdurava e con esso resistevano le profonde divisioni sulla risposta da dare a un fenomeno senza tempo. La diplomazia del terrore funzionò. Divise gli Stati europei più che unirli. Il reciproco sospetto, la logica deformante della guerra fredda, la preminenza delle relazioni con alcuni degli stati ritenuti sponsor del terrorismo internazionale condizionarono inevitabilmente le reazioni dei paesi europei, che giunsero quasi 50 anni dopo impreparati di fronte a una nuova ondata di terrorismo, quella che sconvolse il XXI secolo. Ora sappiamo il perché.